Si è tenuta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione della tappa romana di Youth for Climate, evento gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed organizzato dallo United Nations Development Program, in programma dal 17 al 19 ottobre. Il programma della tre giorni è stato illustrato presso il monastero di San Bonaventura sul Palatino dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e da Agostino Inguscio, responsabile del Centro UNDP di Roma. L'evento di oggi è una presentazione, un qualcosa di molto importante, che è un veicolo, uno strumento importante di coinvolgimento di tanti giovani, tante nazioni che possono portare le loro proposte. È un vanto per il nostro paese, per l'Italia, per il governo italiano, per il Ministero di mia competenza che sostiene l'iniziativa e che si fa carico di accompagnare e anche portatore là dove è necessario delle loro istanze negli ambiti opportuni. In questo caso il primo ambito, io credo, sono convinto, è COP28. Questa è una gran bella dimostrazione di come i giovani possono contribuire con le loro idee, con le loro sensibilità, con la loro percezione della necessità di cambiamento, ecco come possono contribuire a fare le proposte per il cambiamento. È una giornata molto importante, il lancio italiano insieme al Ministero dell'Ambiente, della Youth for Climate che sarà qui a Roma l'anno prossimo. Come programma di sviluppo delle Nazioni Unite siamo orgogliosi di avere qui a Roma il nostro centro su clima ed energia e il fatto che questo centro sia il segretariato di questa iniziativa. E veramente riconosciamo il fatto che l'Italia abbia deciso di avere un focus molto strategico sul coinvolgimento dei giovani nel contrasto al cambiamento climatico e soprattutto questo focus che UNDP porta molto fattivo, incentrato sulle soluzioni pratiche, sulle progettualità. Questo perché in realtà a volte si sente dire che i giovani siano il futuro di questo pianeta, del contrasto al cambiamento climatico. In realtà loro sono veramente i protagonisti di questa nuova economia che dobbiamo realizzare nel più breve tempo possibile per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Giunta alla terza edizione e dopo il grande interesse suscitato nel 2022, Youth for Climate è ormai divenuta un'iniziativa di richiamo globale guidata dalla collaborazione tra Italia e l'UNDP e orientata a mobilitare una rete attiva di giovani sul tema del climate change. In particolare, l'evento mira a selezionare e premiare i migliori progetti presentati dai giovani di tutto il mondo per affrontare la crisi climatica, promuovendo un dialogo concreto tra giovani e attori internazionali. Per l'appuntamento romano con Youth for Climate, sono attesi nella capitale 130 giovani under 30 provenienti da 63 paesi diversi e selezionati su più di 1000 candidati.